negli episodi precedenti di Alone in the Dark. Mio Dio, ma che diavolo sono? Sono Sara Flores, una gallerista. Lei non è un poliziotto. Non ricordo nulla prima del mio risveglio di stasera. Edward, non mi riconosce. Sono Theophile Paddington. Nel processo buona parte della tua memoria è stata sacrificata. Questo è ciò da cui ti ho liberato, Edward. Ciò che era nella pietra. Dobbiamo raggiungere il parco. Ci vediamo al museo, stanza 943. Ma che diavolo? Perché l'ha fatto? Oh, mi sento male. Maledizione. Cosa diavolo era quello? Secondo te a chi urlava? Non ne ho idea. Dammi un secondo. Vediamoci nella stanza 943. Oh, diavolo, io me ne vado. Oh, Marta, sei ferito. Si vede quasi l'osso. Starò bene. Forse sei stato di shock e non senti niente. Il museo è a 30 isolati da qui. Se vuoi arrivarci, dobbiamo fermare l'emorragia. Capito? Dobbiamo cercare aiuto. Stai perdendo troppo sangue. Non puoi restare qui. Puoi morire. Coraggio, andiamo. Un'ambulanza! Forse possono aiutarci. Ok, ancora una volta. Aiutami. Forza, non abbiamo tempo. Giù! Aiuto! Fermati! Dobbiamo raggiungerla! Oddio, mi sento svenire. D'accordo, ascolta. Tu resta qui, ok? Ci penso io. Ehi, fai attenzione. Chiama il 911, forse possono aiutarci. Sì, come no. Qui Crowley. Crowley, quindi sei ancora vivo. Nemmeno le crepe hanno voluto mangiare uno stronzo come te, vero? Taci. Paddington ha sbagliato a darti la pietra, era destinata a me. Così ci hai visti, eh? Dove sei, forza? Fatti vedere. Dimentichi il brivido della caccia, le crepe sono troppo interessate a te. Ma non preoccuparti, ti cercherò. Lascia che te lo dica, affidarti alla pietra peggiorerà solo le cose. Ma che gentile. Dottor Hartford, ci stiamo occupando delle chiamate d'emergenza. Sì, sono a Central Park e sono ferito gravemente. Chi non lo è? Almeno tu respiri ancora. I bagni del parco dovrebbero avere dei kit di pronto soccorso. Trovane uno e... Tienilo fermo, Drake! Sta sputando sangue! Un bagno pubblico.
Thank you.
stringerò un accordo. Come quello che hai offerto a Theo? No, grazie, passo. Come va la memoria, Carnby? Sei ancora nel Paese delle Meraviglie? Carnby. Esatto, è il tuo nome, povero sciocco. Edward Carnby. Theo l'aveva detto che l'evocazione poteva avere effetti collaterali. In passato hai fatto cose davvero spregevoli. Dovresti quasi esserci grato. Se fossi in te, preferirei dimenticare. Ovviamente, se desideri ricordarle, potrei anche aiutarti. Dimmi tutto. Crowley! Oh, merda!